Amici sportivi, buonasera. Abbiamo visto prima Francesco Moser col suo siluro e diamo subito una bella notizia di ciclismo, bella per i nostri colori. Moreno Argentin ha vinto la Liegi-Bastogne-Liegi battendo in volata il belga campione del mondo Criquelion e l'irlandese Roeg. E adesso al calcio come sempre. Il Verona dunque ha corso il serio rischio che si attendeva a San Siro contro un Milan che si è prodigato al limite del possibile. Ma i veneti, pur incompleti, hanno retto, sia pur con grossi rischi. Un pari, che va a vantaggio del Verona, a 4 giornate dalla fine conserva 3 punti sugli inseguitori che sono rimasti in 2, la Sampdoria che travolge tutto e il Torino che amministra il suo potenziale con continuità e sagacia. Il Verona ha ora davanti a sé un percorso relativamente in discesa. In casa Lazio, Como, Avellino e in trasferta l'Atalanta. Anche se Como, Avellino e Atalanta sono bisognose di punti in diverso grado. L'Inter oggi è caduta di fronte ad un Napoli che si esalta di gara in gara, mentre la Juventus è stata costretta a contentarsi del pari da un Ascoli indomabile. La Roma nobilita un campionato opaco con un buon finale e vince ad Udine. L'Atalanta si tira su bene a spese del Como in una partita delicata. La Fiorentina non va oltre il pari con la Cremonese. In Serie B cede il Lecce a Genova, col Genoa, e il Perugia è costretto al pari in casa dalla San Benedettese. La Triestina incalza, torna al successo il Bari, il Pisa riprende il volo in testa con un 4-0 sul Varese. Schedina: Ascoli-Juventus 1-1, Atalanta-Como 1-0, Fiorentina-Cremonese 1-1, a Roma-Sampdoria-Lazio 3-0, Milan-Verona 0-0, Napoli-Inter 3-1, Torino-Avellino 2-0, a Udine-Roma-Udinese 2-0, Empoli-Parma 1-0, Genoa-Lecce 2-0, Monza-Cagliari 1-1, Spal-Modena 1-0, Lucchese-Prato 2-0, altri di B: Bari-Taranto 1-0, Bologna-Catania 1-1, Padova-Campobasso 0-0, Perugia-San Benedettese 1-1, Pisa-Varese 4-0, Pescara-Arezzo 2-0, Triestina-Cesena 1-0. Le classifiche, quella di A: Verona 37 punti, a 3 lunghezze Torino-Sampdoria 34, Juventus 33, Inter 32, Milan 31, Roma 29, Napoli 28, Fiorentina ed Atalanta 24, Udinese 22, Como 21, Avellino ed Ascoli 20, Lazio 14, Cremonese 13. La classifica di B: Pisa 42 punti, con 39 punti Lecce e Perugia, 38 Triestina, 37 Bari, 32 Genova, 31 Pescara ed Empoli, a 29 punti il Monza, il Catania, Arezzo 28, Cesena, San Benedettese, Bologna 27, Varese, Padova e Campobasso 26, Cagliari 24, Parma 22, Taranto 20. Ed eccoci alle quote del Totocalcio. Bello il 13 per chi l'ha fatto. 98.583.000 lire ai 13. 98.583.000 lire. Ai 12, vedete, vanno 2.206.000 lire. E adesso cominciamo con la serie dei collegamenti, dando la precedenza al big match Milan-Verona e poi avanti in ordine di schedina. Allora, Milan-Verona 0-0, Gianni Vasino. Come hai sottolineato tu, le assenze nel Verona non hanno certamente condizionato la partita degli uomini di Bagnoli, che hanno saputo sempre contenere questo Milan scatenato, trascinato in avanti in continuità da un Etley che al suo rientro ha dimostrato chiaramente di voler tornare a essere l'Attila dei tempi migliori. È stata una partita a una sola porta praticamente, cioè quella del Verona, e hanno tentato di fare gol in varia maniera di volta in volta i milanisti. Vediamo all'inizio dell'incontro la rete bucata. Una volta la bucavano i bomber, oggi la bucano i razzi. E vediamo subito, al secondo minuto Atley coglie il palo, Garella per terra riceve la palla tra le mani. Ancora insiste il Milan in avanti ed è Baresi che passa Atley, che impegna con questo tiro pallonetto di nuovo Garella. Qui è Baresi che va al tiro da solo, ma ancora una volta il portiere veronese gli dice di no. Ed ora è la volta di Scarnecchia che mette al centro, colpo di testa di Atley fuori. Nella ripresa Virdis semina il panico grazie a un rimpallo favorevole, ma Garella è prontissimo. Si insiste ancora con il Milan in avanti. E questa volta è Incocciati che cerca di andare in gol. Poi, poco dopo, l'unica azione veramente pericolosa, se così si può chiamare, del Verona in tutta la partita. Ancora Wilkins trova la testa ancora di Atley e ancora Garella dice di no. È un monologo per tutta la partita e con queste immagini chiudiamo da Milano a te, Valenti.
1-1 fra Ascoli e Juventus. Ecco in linea Tonino Carino. Sì, un pareggio decisamente prezioso per l'Ascoli per continuare la sua marcia faticosa, ma è una marcia di speranza verso la salvezza. Un punto che forse non serve molto alla Juve impegnata ad inseguire un Verona che continua a non perdere colpi. Comunque alla fine il risultato deve essere accettato da ambo le parti, anche se sul finire dell'incontro è stato l'Ascoli a produrre un maggior volume di gioco, approfittando anche del fatto che la Juve sul finire ha giocato un po' a risparmio, pensando all'impegno di mercoledì. Vediamo insieme subito le immagini salienti di questa partita, tutto esaurito al Del Duca. C'è questo lancio di Bonini, Perrone libera allegramente, Briaschi tira traversa. Due minuti dopo è ancora la Juve che si fa pericolosissima. Tardelli per Boniek, tiro e Corti para come può. L'Ascoli non sta certo a guardare e si proietta in azioni di contropiede. Qui è Cantarutti che fallisce di poco. Al 22esimo il gol della Juve, c'è questa punizione, Tardelli, rete, 1-0. Un risultato che non scoraggia l'Ascoli, che sorretta da un Dirceu veramente in giornata di grazia, ha diverse buone occasioni. Questa è la più favorevole che Vincenzi spreca. Schiavi in azione, lancio per Vincenzi, al volo, fuori. E passiamo subito al secondo tempo, al quinto, c'è Nicolini, suggerimento per Vincenzi che viene atterrato. Lo bello non ha esitazioni, calcio di rigore. È lo stesso Nicolini incaricato del tiro, guardate con quanta freddezza realizza. 1-1 il risultato finale, a te Paolo Valenti. Successo dunque dell'Atalanta sul Como per 1-0. Marco Lucchini. Ecco, l'Atalanta si è aggiudicata meritatamente questo derby lombardo della salvezza, quasi uno spareggio per la permanenza in Serie A, visti anche i prossimi quattro appuntamenti in calendario. La partita, data la posta in palio, è risultata piuttosto bloccata sotto il profilo tattico. Certo è che il Como, privo degli squalificati Albiero e Centi, ha subito l'iniziale aggressività atalantina, riprendendosi solo nel secondo tempo. Al quinto minuto, tra poco vedremo le immagini, per un evidente fuorigioco di Pacione, una rete annullata di Agostinelli, che avviene poi di fatto quando il gioco è ormai fermo. Ecco le immagini, l'azione parte dal calcio d'angolo, Pacione in fuorigioco, ecco Agostinelli ormai calcia quando il gioco è fermo. Allo scadere del decimo minuto il gol partita nerazzurro, ma Green passa in avanti a Strömberg che serve di precisione Pacione che segna. Osserviamo. Ed è l'1-0 il gol partita atalantino. Nel primo tempo un solo brivido per Piotti al trentesimo con Notari Stefano che manca l'appuntamento con la palla. In apertura di ripresa Como pericoloso con Guerrini che di testa manda però oltre la traversa. Al 12esimo minuto ancora l'Atalanta in avanti, Strömberg crossa per Magno Cavallo che spara nel mucchio. Pallone controllato da Magrin che costringe Giuliani a salvarsi in uscita. L'occasione del pareggio Comasco al 29esimo su calcio d'angolo di Matteoli, respinta di Piotti, al volo calcia Morbiducci e Magno Cavallo salva in extremis di testa. È tutto a te Paolo Valenti. Passiamo adesso all'1-1 fra Fiorentina e Cremonese. Rolando Lutini. Sì, la Fiorentina, una Fiorentina a passo ridotto, con una Cremonese invece per niente remissiva, battagliera, che ha costretto i Viola alla divisione dei punti. Probabilmente i Viola hanno sentito più degli avversari il caldo di questa giornata quasi estiva. Quindi conclusione, divisione dei punti, come dicevo. Vediamo le immagini del primo tempo che è stato il più importante. Ecco, qui vediamo in azione Socrates perché la Fiorentina ha iniziato bene, il passaggio a Pulici che non riesce, il portiere sventa l'attacco. Poi è la Cremonese però che reagisce subito con Nicoletti che passa a Viganò, questo tiro finisce di poco a lato. Poi arriva il gol per la Fiorentina su punizione battuta da Socrates, un tiro fortissimo, gol per la Fiorentina 1-0. Due minuti dopo il pareggio della Cremonese. C'è un bello scambio tra Galvani e Nicoletti ed ecco il gol di Nicoletti, è l'1-1. La Cremonese continua ad attaccare, visto che la Fiorentina dormiva, e per poco con Finardi, ecco vediamo il tiro, non raddoppia. Poi arriva un altro gol per la Fiorentina al 40esimo. Ecco, vediamo ora Socrates, il passaggio a Massaro, il tiro di Massaro, gol, ma l'arbitro Paparesta ha annullato per fuorigioco di Carobbi. Queste sono le immagini del primo tempo, nel secondo tempo praticamente non c'è stato niente di emozionante, ecco c'è stata questa testata che ha battuto Pecci con Bencina,
Pecci è stato portato fuori dal campo in barella, comunque niente di grave, però è stato trasportato in clinica per ulteriori accertamenti. Comunque niente di grave, come dicevo, auguri per Pecci, a te Valenti. Sampdoria Lazio 3-0. Fabrizio Maffei. Troppa la differenza di valori tra la Sampdoria e la Lazio di oggi. Francamente non c'è stata mai partita. Oltretutto i biancocelesti lamentavano assenze importanti come quelle di Giordano, Battista e Garlini. La Sampdoria in sostanza non ha mai avuto problemi ed il 3-0 finale non fa una grinza. Passiamo a vedere insieme le immagini principali dell'incontro, ricordando che la Sampdoria si è confermata squadra ricca di talento, mentre la Lazio ha denunciato quei limiti che l'hanno portata sull'orlo della Serie B. Questa è una delle rare azioni offensive della Lazio, conclusa da Vinazzani con un tiro al lato. Al 22esimo la Sampdoria va in vantaggio, punizione di Renica, sfiora la palla Filisetti di testa, arriva a Scanziani ed è l'1-0. La reazione della Lazio si concretizza in un lampo di Dell'Anno che, servito da Storgato, coglie la traversa in pieno. Ecco il gran tiro di Dell'Anno. Prima dello scadere la Sampdoria raddoppia, c'è un po' di confusione in area laziale, Francis bene o male mette al centro ed ancora Scanziani batte a rete. Sulla traiettoria c'è Salzano che devia involontariamente e batte Orsi. I laziali poi protesteranno perché ritengono Salzano in fuorigioco, ma Mattei, intanto avete visto il terzo gol firmato da Vierkud, ma Mattei, dicevo, è irremovibile. L'unica offensiva della Lazio nel secondo tempo è questa di Torrisi che viene sventata da Bordoni. Sampdoria batte Lazio 3-0, linea a Valenti. Napoli batte Inter 3-1. Luigi Necco. Una bella doppietta di Bertoni. Qualcuno magari a nord dirà che l'Inter aveva la testa a mercoledì. Però nessuno scende a sud per perdere in maniera così clamorosa. Partita iniziata con un minuto di raccoglimento, si ricordava Giovanni Lambiase. L'allenatore dei giovani del Napoli è morto questa settimana. Maradona, settimo minuto, riesce a tirare anche cadendo e sbaglia di poco. 17esimo minuto, Bertoni su punizione, manda il Napoli in vantaggio. Un primo tempo ravvivato soprattutto da questo gol e da quest'altro, come vedete, su un errore della difesa del Napoli, che troppo si fida. Baresi mette a segno il pareggio. 17esimo, 39esimo. Secondo tempo, Maradona, diventa grande Maradona. Il suo corner battoccato da Bagni, poi da Bertoni, realizza dal fiume 2-1 per il Napoli. E siamo al quarto minuto del secondo tempo. L'Inter prova questo pareggio con Rummenigge, molto ben guardato da Bruscolotti, poi riprova con Cucchi che mette a segno la palla, ma era chiaramente in fuorigioco. E il Napoli riparte, il Napoli eccitatissimo da questa grossa partita, soprattutto nel secondo tempo. Caffarelli lancia Bertoni, testa di Bertoni e siamo sul 3-1. Maradona trova libero ancora l'argentino Bertoni e Bertoni questa volta non riesce a, moltiplicarsi. Ancora Maradona, ancora per Caffarelli, che trova ancora Maradona, il quale trova a sua volta le mani del portiere Zenga e si diverte a suo modo. In sostanza un Napoli che riesce persino a non temere queste bordate. Ancora una volta Rummenigge e ancora una volta Maradona. Molte altre azioni ve le abbiamo risparmiate perché veramente tempo non potevamo prendervene di più. Dobbiamo dire che se c'è una Napoli che soffre in periferia, quella dello Stadio San Paolo, questa volta ha gioito e con ragione. E passiamo adesso a Torino, al successo del Torino sull'Avellino per 2-0. Cesare Castellotti. Il Torino, sbloccato il risultato dopo neppure un quarto d'ora, si è preoccupato poi soprattutto di amministrare questo vantaggio, che è poi riuscito a raddoppiare verso la fine. Ha esercitato una certa supremazia territoriale, però commettendo non poche imprecisioni nella manovra. L'Avellino ha accusato parecchio le assenze di Barbadiglio, De Napoli e Casale ed è stato costretto a giocare con una formazione proprio difensiva. L'unico attaccante puro, Diaz, è apparso abbastanza mobile, attivo, però isolato. Parte da una rimessa laterale di Sclosa per Dossena l'azione del primo gol. Ferri, poi Pileggi, traversone per Serena ed è rete. Vi proponiamo sempre, per quanto riguarda il primo tempo, una discreta azione degli avellinesi. Vedete come si muove bene Diaz, respinge Ferri, tira Lucarelli e para Martina. Nel secondo tempo, una punizione di Junior, Francini però non sfrutta l'occasione. Qui invece è in azione Dossena, che lancia Pileggi,
poi Francini ancora a Pileggi, ma il suo tiro è di poco alto. Andiamo al raddoppio del Granata e al 43esimo della ripresa. Dopo una respinta di Amodio, c'è Colomba, Schachner, ancora l'austriaco che si fa perdonare tanti errori, tante cose che non andavano alla tifoseria nella prima parte del campionato concluso da Torino. Adesso in attesa del collegamento con Udine, la notizia di automobilismo, Formula 1, Michele Alboreto con la Ferrari è giunto secondo nel Gran Premio del Portogallo, vinto dal brasiliano Senna su Lotus in una gara flagellata dalla pioggia. Quarto De Angelis, ottavo Johansson su Ferrari a 5 giri. Alboreto è in testa alla classifica piloti dopo 2 prove. Ed ecco pronto Udine, Roma-Udinese 2-0, Maurizio Caligaris. Noi siamo qui e Paolo. Dunque la partita non è stata troppo bella, nervosa, con qualche contestazione, vediamo subito le immagini, i tifosi all'inizio hanno festeggiato Zico, forse è stata questa quella di oggi l'ultima apparizione allo stadio Friuli dell'asso brasiliano, ma la festa è finita quasi subito per Zico, vedete il fallo di Righetti su di lui, la partita è cominciata da appena 2 minuti, vedete Casarin arriva, disbriga, sbroglia la matassa con energia. Zico rimane in campo per circa 8 minuti, questa è un'occasione per Cerezo e poi deve abbandonare. Per lui sembra una forte contusione. Questa è un'occasione del Udinese con cross di Mauro, Selvaggi però che è entrato al posto di Zico non riesce a deviare. Questo è un altro fallo di Righetti su Carnevale che accende un po' gli animi, vedete Casarin che allontana con energia Righetti, poi arriva Bruno Conte, arrivano quelli della Roma e si arrabbiano un po' con l'arbitro, una punizione di Edigno che passa di poco alta e poi qui siamo nel secondo tempo, al 22esimo il gol della Roma, Ancelotti, cross, testa di Pruzzo, 1-0, tenta l'Udinese di pareggiare, qui è Selvaggi sì, che sbaglia e poi vedete c'è un intervento di Conti su Selvaggi, Tancredi si mette le mani nei capelli, l'arbitro ha decretato il rigore, ma poi Casarin ci ripensa e guardando il segnaline concede la punizione per fuorigioco. Qui c'è un intervento di Cerezo su Miano, proteste dell'Udinese ed ecco il secondo gol al 47esimo segnato da Iorio. Infine ancora qualche scaramuccia a fine partita, ti restituisco la linea. Atletica leggera, grande manifestazione di massa, Vivi Città, organizzato da Luis VLS. Vediamo il servizio di Gianfranco De Laurentiis. Orlando Pizzolato ha confermato il suo momento di grande forma vincendo la seconda edizione di Vivi Città, la singolare manifestazione che mette a confronto in 30 diverse città circa 50.000 corridori, per i quali un computer stila poi una classifica generale unificata che tiene conto delle differenze dei vari tracciati. Pizzolato, appena rientrato dal Giappone, dove domenica scorsa ha guidato al quarto posto in Coppa del Mondo la squadra italiana di maratona, ottenendo il sesto posto individuale, la miglior prestazione italiana sulla distanza, Pizzolato ha gareggiato oggi a Roma sulla distanza della mezza maratona, 21 km e 97 metri, imponendosi abbastanza agevolmente ai due giovani promettenti atleti delle Fiamme Gialle, Nicosia e Carenza. Sono stati questi tre, insieme al sovietico Zakornikov, i protagonisti sin dalla partenza della gara romana, il cui ordine d'arrivo ricalca in pieno per le prime posizioni anche la classifica assoluta nazionale dopo la valutazione del computer. Sotto la spinta continua e a ritmo elevato di Pizzolato, il primo a cedere, come abbiamo visto, è stato Zakornikov già intorno al 12esimo chilometro. Via via l'andatura del vincitore dell'edizione 84 della Maratona di New York ha messo in difficoltà anche Carenza, prima staccato, poi capace di rientrare, ma infine, insieme a Nicosia, costretto a cedere all'ultimo decisivo allungo di Pizzolato a circa 3 chilometri dall'arrivo previsto allo Stadio delle Terme. Arrivo che il vincitore ha raggiunto con una quindicina di secondi di vantaggio su Nicosia e una trentina su Carenza. Quarto, come già detto, Zakornikov, mentre un'altra sovietica, Galina Ikonnikova, ha vinto sia a Roma che nella classifica assoluta la prova femminile. Concludiamo rapidamente col rugby, pool scudetto, Petrarca Padova, Icobatic Brescia 21-3, Samson Rovigo, Ian Club Roma 22-7, Benetton Treviso, Parma, Benetton Treviso 22-17, Scavolini L'Aquila, Amatori Catania 60-4. Classifica Petrarca punti 19, Benetton e Scavolini 16. A domenica prossima, dopo il grande mercoledì di Coppe di Calcio.